Ciao a tutti ragazzi, come va? Come sempre qui Agonista, benvenuti in un nuovo video di Pokémon GO e oggi, come da titolo, parliamo del Community Day di Bulbasaur, anzi Classic Community Day di Bulbasaur. Voglio parlarne perché intanto voglio sapere nei commenti se può interessarvi una guida veloce sul Community Day, quello che consiglio di fare, e anche perché è un Community Day veramente gordo a cui consiglio di partecipare vivamente a tutti i player che non sono ancora al 40 e che comunque stanno approcciando ora al PvP. Questo perché? Perché raga, Venusaur, anche se al momento non è molto utilizzato, fa veramente il suo nel PvP con la mossa Legacy. Normalmente i giocatori che sono arrivati fino adesso hanno dovuto usare l'MT fuori classe attacco caricato per farselo, mentre ora chi ha tenuto Bulbasaur per evolverlo non l'ha potuto fare a dicembre con il Community Day generale, ma può farlo adesso se ce l'avete ancora, per far apprendere Venusaur con Radicalbro utilizzabile in PvP. Già Venusaur con Radicalbro è il Pokémon erba più forte per i raid, quindi anche se fate solo PvE può esservi utile, ma raga, Venusaur con Radicalbro può dire la sua soprattutto in Mega, quindi se siete all'inizio penso giocherete in Mega, quindi raga non avete scuse, giocate. Adesso andiamo ad analizzare tutto quello che sappiamo del Community Day. La prima cosa top è che abbiamo per 3 esperienza alla cattura, quindi chi può giocare e ha un po' di fortunuovi nella sacca Pokémon, io consiglio di attivare il fortunuovo e fare molti tiri eccellenti che ci daranno uno sbrego, letteralmente uno sbrego di esperienza per salire verso il 40, perché questo Community Day è fatto sia per salire di livello e sia per chi è già al 40 ma non ha potuto fare il Community Day di Bulbasaur per prendere le caramelle L per poi andarsi a potenziare il suo Pokémon. Fate attenzione a questi due oggetti, infatti speriamo facciano spesso questa cosa. Gli orari in cui si terrà questo Community Day è differente da tutti gli altri, quindi avremo lo spawn dalle 2 alle 5, contrariamente ai soliti Community Day, e però avremo comunque sempre tempo fino alle 19 per evolvere il nostro Bulbasaur in Venusaur, che apprenderà Radicalbro, raga, la sua mossa per antonomasia. Altri bonus comuni a tutti i Community Day sono i moduli Esca e gli aromi, che durano 3 ore, raga, quindi pensate di utilizzarlo. Magari vi trovate con gli amici al parco, buttate un'esca e ve la chiacchierate intanto che catturate i Bulbasaur. Poi, nel caso invece siete chiusi in casa per qualsiasi vostro motivo, ricordatevi che oltre alla Roma avete 5 foto al vostro Pokémon nelle quali apparirà Bulbasaur in fotobombe e poi lo potrete catturare. Inoltre, raga, per avere una caramella in più ci sono delle mega evoluzioni che potete mettere come compagni in questa situazione. La prima è Mega Venusaur, ovviamente, poi ci sono quelle di Mega Gengar, Mega Bulbasaur, appunto essendo lui di tipo veleno e erba, ma quella che consiglio di fare è Mega Beedrill, che è quella che costa di meno. Inoltre, ultima tips, ovviamente non parliamo delle tips a pagamento, biglietti eccetera, non mi interessano troppo. Ragazzi, al negozio abbiamo 1280 monete, un pacco del Community Day che ci dà 50 Ultra Ball, 5 pezzi stella, 5 fortunuovi, e la cosa che ci interessa di più è un MT attacco caricato fuori classe, che appunto non sarà per i nostri Venusaur, ma se hai iniziato a giocare da poche season e non hai tanti MT attacco caricato fuori classe, questa è una buona occasione per prenderlo. Raga, non vi voglio rubare altro tempo, voglio fare una rubrica veloce ogni volta che c'è un Community Day, fatemi sapere se vi gasa. Yo!